su cui i prossimi anni lavorerai. Ma sì, non so, mi ritengo ancora giovane, ovviamente, anche avendo dei campionati alle spalle, però come io do dei consigli a loro, so, io ogni giorno lavoro per migliorarmi in tutto e per tutto, l'aspetto atletico, perché non si smette mai di imparare, figuriamoci a comunque a 24 anni. Cerco sempre di applicarmi al massimo su quello che possono essere i movimenti da migliorare, l'aspetto, ripeto, l'aspetto atletico che credo nel... Riconosci un punto debole nel tuo bagaglio tecnico? Un punto debole preciso no, però c'è comunque tanti aspetti che io lavoro per migliorarmi e fermo spesso a calciare le punizioni che magari in futuro potrebbero essere un'arma in più. Quest'anno ho calciato i rigori che gli altri anni non avevo calciato. Le aree di miglioramento sono veramente infinite, quindi ogni giorno, ogni allenamento cerco di trovare degli obiettivi nuovi per Ultima domanda, il tuo idolo di sempre fra i calciatori, c'è stato un calciatore, il tuo punto di riferimento? Roberto Baggio per quella che è la sua carriera, la sua Anche se storia. tu con l'età che hai, lo ricordi parzialmente. Parzialmente, però da video, filmati, reportage, quant'altro, so veramente di quello che è stata la sua carriera, e quindi sono convinto che sia il giocatore italiano più forte di sempre ed è per me un grande idolo. Tifoso del, sei di Milano, Milan. tifoso del Milan, così sappiamo tutto di... Qui ci sono degli interisti che purtroppo, però è giusto così, sappiamo anche che Mancuso segreto. Ecco qui, terminiamo qui, ringraziamo coloro che ci hanno seguito, ringraziamo Dario che ci ha consentito questa diretta qui al Capsi e Cialdi sulla nazionale di San Benedetto, zona... Area Cerboni, e ringrazio ovviamente Leonardo Mancuso, augurandogli un grande finale di campionato con la Samba e possa continuare come sta giocando in questi mesi. E grazie Grazie, grazie a ovviamente tutti, un anche saluto. a Carlo Fazzini. Fra qualche istante questa diretta sarà possibile rivederla integralmente in differita. Grazie e buona serata.